Benvenuto al professor Filippo Drago, che è ordinario di farmacologia dell'Università di Catania, nonché coordinatore del Master internazionale in discipline regolatorie del farmaco. Va da sé che è uno dei maggiori esperti europei in affari regolatori e con lui vorremmo sapere qualcosa di più sull'HTA legislation che si sta configurando. Più in particolare, professore, buonasera, le chiedo se, insomma, tra poco meno di un anno, il 12 gennaio dell'anno prossimo, entrerà in vigore il regolamento europeo dell'HTA per i medicinali che contengono nuove sostanze attive in ambito oncologico e per le terapie avanzate. L'applicazione poi si estenderà ai medicinali orfani già nel 2028 e a tutti gli altri nel 2030. La domanda secca è questa: l'assessment delle tecnologie sanitarie ne faciliterà l'accesso per la popolazione generale, evidentemente, oppure lo rallenterà? Beh, è una domanda a cui è difficile rispondere in questo momento, considerato che quello che sappiamo della procedura è contenuta solo nel regolamento. Non abbiamo, diciamo, esperienza che ci possa fornire una visione da proiettare nel futuro. Quello che posso sicuramente dire è che il nuovo regolamento nasce da uno sforzo che EMA ha compiuto negli ultimi anni, anche ad opera del direttore generale Guido Rasi, che aveva avuto lo scopo di rendere sempre meno evidenti alcune discordanze nell'applicazione a livello nazionale dei farmaci approvati a livello centralizzato. Il problema è ovviamente quello che l'approvazione dei farmaci a livello centralizzato è un'approvazione tecnica che riguarda solo la disponibilità del farmaco sul territorio nazionale nei vari paesi dell'Unione Europea, ma non la rimborsabilità di questi farmaci. Ancora oggi sappiamo per certo che la gran parte dei farmaci che vengono approvati da EMA, sono rimborsati solo in alcuni paesi dell'Unione Europea, mentre soprattutto nei paesi dell'Est Europa, il rimborso non avviene nella ma maggior parte dei casi. Quindi si tratta di uno sforzo lodevolissimo, importante, che però per quello che riguarda l'Italia avrà un impatto solamente nei termini in cui l'assessment verrà eseguito con criteri analoghi o omogenei, per meglio dire, a quelli che vengono utilizzati in altri paesi. La domanda che dobbiamo porci è se l'Italia è pronta a questa esperienza. In realtà, l'Italia AIFA si è preparata a questa esperienza, però è anche vero che diciamo, il livello di competenze di altre realtà europee si basa su una consolidata struttura delle varie agenzie e quindi è bene pensare prima di tutto a una fase di rodaggio della nostra agenzia che dovrà poi a cui dovrà poi seguire una fase di diciamo leadership nelle varie procedure. Ecco, professore, scusi se la interrompo, ma lei vi ha accennato. Il regolamento, come lei diceva prima, specifica che gli aspetti di prezzo e rimborso restano in capo agli stati membri. Questa cosa non rischia di fatto di limitare proprio la forza decisionale dello strumento stesso? Beh, certamente sì, ma è anche vero che il problema che più volte è stato, come dire, sollevato circa le competenze di EMA nell'applicazione di criteri per la definizione del prezzo di un farmaco sono stati del tutto vari. Qua il problema è proprio questo. EMA
è un'agenzia tecnica che valuta l'assessment, che valuta il profilo in termini di efficacia, sicurezza, tollerabilità di un farmaco e valuta il valore clinico, ma non il placing therapy, quindi senza eseguire nessuna comparazione nei confronti di altri farmaci disponibili, che poi ovviamente sono diversi nei vari paesi. La disponibilità di standard of care nei vari paesi per le varie aree terapeutiche ovviamente dipende da quali di questi farmaci sono rimborsati nelle varie realtà europee. Ora, c'è un paradosso che riguarda l'Italia. Il paradosso è che il nostro paese è notoriamente quello in cui il numero dei farmaci rimborsati è probabilmente, anzi sicuramente da uno studio recente, come emerge da uno studio recente, il maggiore tra tutti i paesi europei. Il numero dei farmaci rimborsati probabilmente non ha alto prezzo, ma sicuramente il numero è il maggiore. Quindi il fatto che ci sia un numero così elevato di farmaci rimborsati conduce alla conclusione che ci siano nel nostro paese un maggior numero di standard of care. Quindi per ciascun'area terapeutica è possibile identificare non uno, ma più farmaci che possono essere considerati riferimento per un trial clinico. Questo può complicare le cose, quindi paradossalmente è un po' più difficile nel nostro paese eseguire un corretto assessment dal punto di vista della valutazione del profilo di efficacia e sicurezza e tollerabilità di un farmaco che non in altri paesi. Certamente questo può essere un limite, quello che appunto EMA non si occupa di margini di prezzo. Più volte si è parlato non tanto della capacità di EMA di definire il prezzo di un farmaco, che sarebbe poi poco, anzi difficilmente accettabile nelle varie realtà economiche dei vari paesi dell'Unione, però quantomeno una forchetta, ecco, si è detto, si è proposto di stabilire una forchetta di prezzo in maniera che si possa stabilire la capacità dell'Europa come entità politica di disporre di certi farmaci su tutto il territorio europeo. Ma anche questa ipotesi fino a oggi non ha trovato riscontro. Quindi, professore, da quello che lei ci dice, nonostante ci si attenda, cioè, la speranza è proprio quella di una armonizzazione del giudizio delle autorità. In realtà, sarebbe, da quello che lei ci dice, un eccesso di fiducia, capisco bene. Beh, sì, diciamo che è come affidare il compito più delicato ad una entità che però non ha tutti i poteri per renderlo efficiente in tutte le sue estrinsecazioni. EMA è un ente sicuramente efficiente, ma che non ha il potere che dovrebbe avere. Veda, EMA in qualche caso viene paragonato in termini di potenzialità all'agenzia americana, però è anche vero che sebbene la capacità di valutare e di eseguire assessment è sicuramente analoga a quella di FDA, FDA comunque non ha nessun compito dal punto di vista della definizione del prezzo dei farmaci, perché negli Stati Uniti i farmaci non sono prezzati a livello nazionale. Quindi c'è un disallineamento tra EMA ed FDA per quello che riguarda proprio l'aspetto finale dell'assessment, che è quello di assegnare un valore monetario a ciascun farmaco che viene approvato. Ecco, lei ha parlato di EMA, FDA, ma anche la nostra AIFA non è estranea evidentemente a questo tipo di sfide. Un'AIFA che si sta configurando in maniera diversa. Attendiamo da un momento il decollo da un momento all'altro il decollo di una riforma. Lei che idea si è fatta? Questa è una riforma molto attesa, ormai siamo, penso, arrivati al traguardo.
riforma che deve necessariamente, l'abbiamo aspettata, l'abbiamo anche voluta, è una riforma che necessariamente deve portare del meglio ad AIFA. Per portare del meglio ad AIFA deve prima di tutto confrontarsi con la realtà della sanità pubblica nel nostro paese, con l'assistenza farmaceutica in particolare, per creare le basi per una nuova mo modalità di finanziamento della spesa farmaceutica. Si è molto pa parlato nel passato di creare un finanziamento, le basi per un finanziamento diverso. E questo è il momento. Questa AIFA, questa nuova AIFA deve finalmente capire che i farmaci possono essere valutati, devono essere valutati non solo in funzione del budget impact, cioè del quanto l'introduzione del farmaco nel nostro sistema può costare, ma anche in funzione del valore di questo nuovo prodotto inserito nel circuito, perché chiaramente un nuovo farmaco che risolva dei problemi clinici, se rappresenta una spesa in sé, può valere la pena di essere pagato una cifra anche insomma, sostenuta, quando dimostra nel tempo di rappresentare motivo di risparmio. Questo però nel circuito, come dire, nel sistema terapeutico assistenziale che riguarda ciascuna malattia, non solo relativamente al farmaco. Sa, AIFA, io sono stato in AIFA diversi anni, AIFA ha sempre ragionato in questi termini. Ormai il tempo è scaduto. AIFA non può occuparsi solo di farmaci, ma deve valutare ciascun farmaco nuovo anche in una visione più globale. Quel farmaco quanto vale in termini di assistenza anche ai fini della riduzione delle spese che derivano da altre voci, per esempio, la diagnostica, la riabilitazione, cioè l'ospedalizzazione, tutte le voci che sono correlate alla patologia e che possono essere in qualche modo risolte o parzialmente risolte dall'introduzione del farmaco nel nostro territorio. Temi tutti che ci porterebbero a parlare della cosiddetta innovazione incrementale, se capisco bene, Esattamente. che immagino sarà protagonista anche della 22ª conferenza nazionale sulla farmaceutica che si svolge proprio a Catania, nella sua città, dal 29 febbraio al prossimo 1 marzo. Cosa possiamo aspettarci da questo incontro? Proprio relativamente alla maturazione del dibattito e alla sua condivisione su questi ed altri temi, da lei accennati. Sì, il tema di questa 22ª conferenza nazionale sulla farmaceutica è in qualche modo definito dal suo titolo ed è appunto un po' quello che a cui facevo riferimento prima, cioè l'assessment e il valore del farmaco. Succede spesso che un farmaco di valore. E quando dico un farmaco di valore, faccio riferimento ad un valore globale del farmaco, non solo quello che deriva da un'analisi stringente degli effetti farmacologici relativamente all'effetto in termini di efficacia, sicurezza e tollerabilità, ma della sua capacità di interferire positivamente con il meccanismo della spesa per quella data patologia. Quando si parla di assessment, oggi si fa esclusivamente riferimento alla valutazione del trial, dei risultati del trial. E questo è un fatto che deve essere ovviamente mantenuto, ma deve essere ampliato. Non c'è dubbio che oggi il trial
non può essere visto ancora da AIFA come lo specchio del contratto negoziale. Finora CPR si è orientata sempre in questi termini, cioè il contratto negoziale è lo specchio del trial clinico, tutto quello che ci dice il trial clinico in termini di arruolamento dei pazienti, di valutazione dell'efficacia in termini di endpoints, eccetera. Diventa elemento chiave dell'accordo negoziale. Dobbiamo andare un po' al di là del trial clinico e la valutazione, l'assessment deve essere ovviamente eseguito con una visione più ampia. Un altro problema, per esempio, è quello del controllo. Oggi c'è un'ansia notevole per la definizione del corretto controllo, quale controllo deve essere utilizzato nelle varie condizioni di protocollo del trial. Anche questo va valutato attentamente perché molto spesso farmaci di grande valore vengono declassati perché non sono comparati ad un supposto controllo. Diciamo di riferimento, uno standard of care che probabilmente non è neanche il riferimento corretto. Quindi c'è la necessità di rivedere la maniera con cui appunto viene eseguito l'assessment del trial clinico in riferimento al valore del farmaco. In altre parole, il nostro obiettivo è quello di dimostrare in questa conferenza che si sviluppa lungo quattro direttrici. Che comprendono per esempio anche la revisione dei criteri di innovatività, oltre che appunto la revisione dell'assessment per quello che riguarda la valutazione dei trial. L'obiettivo da raggiungere è quello di formulare una proposta che sia in grado di come dire, aiutare AIFA, la nuova AIFA, a vedere in maniera più ampia la posizione di un farmaco nel setting italiano in una data patologia, nella terapia di una data patologia, in maniera più ampia, più fruibile e anche più vicina, devo dire. Personalmente sono molto convinto di questo, più vicina anche alla realtà di altri paesi che sono ormai riferimento come la Germania e la Francia, dove ormai non si fa più una valutazione di budget impact, ma solo di cost effectiveness. Grazie professore, con il suo invito e con le proposte che ci attendiamo proprio a valle di questa conferenza, la salutiamo e salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie ancora. Grazie a lei.